Ciao a tutti, sono Mattia Perdomo, lo chef di Contraste, ristorante a Milano. E oggi voglio parlarvi di una ricetta tipica mia, delle origini. Si tratta dell'asado. L'asado sono in pratica delle puntine, delle costine di manzo, che oggi vado a fare in un modo particolare perché andiamo a glassarli con della birra. Per cui faremo l'asado glassati alla birra. La mitologia racconta che in Uruguay pagavano i dipendenti in carne e pagando in carne si erano inventati un taglio che doveva contenere dell'osso, così pagando in chili di carne si riusciva un attimino a prendere, diciamo, questa scorciatoia. È per quello che dal biancostato, per cui la punta, diciamo, del petto, veniva tagliato in trasversale. Oggi la cosa che voglio fare è partire da qua per far vedere da dove si ricava l'asado. Tutta questa copertina qua, che è molto dura, e il nome deriva proprio da lì, matambre, perché uccide la fame. Questa vedete che c'ha una fibra che è abbastanza rigida. È il matambre. Di solito c'è la parte più pregiata e la parte meno pregiata, è un triangolino sottile, però è proprio questa è bella rigida e va morbidita, ma oggi questa lasciamo stare. Internamente troviamo il diaframma interno, l'entragna che chiamiamo noi. Andiamo a levare. Lavorare su di pezzi così è bello perché c'è anche il riutilizzo di tanti pezzi e dopo la ricerca di un modo di cucinare diverso. Cioè ogni giorno puoi fare, diciamo, un pezzo diverso che ti dà completamente diverse emozioni, no? E qua abbiamo l'entragna interna, che questa sulla griglia è uno spettacolo. Metto l'ultimo pezzo, che è la babette, ok? Che è questa parte qua, finale, e dove ricaviamo la pezzo di babette. Questa è la babette, ok? L'ultimo pezzo, la falda, chiamata noi. Adesso sì, ci rimane quello che è l'asado vero e proprio. Abbiamo due pezzi, sono delle 9 alle 12 costate. Di solito però lo seghi in due e fai l'asado gordo, che è quello più alto, ok? O l'asado fine. La tipologia di cottura può essere tutte e due alla brace direttamente come faremo oggi, però hai due risultati diversi ovviamente, perché hai la copertina che ti viene a coprire un mezzo di grasso, ok? Hai due consistenze diverse di carne in una sola tirata. Voi al vostro macellaio ovviamente potete chiederle, se è un macellaio di fiducia, potete chiedere che vi taglia il biancostato con la macchina, vi taglia la tira d'assado e ve la fate alla griglia tranquillamente. Io adesso lo faccio a mano. Questo è la tira di asado fine, per cui abbiamo osso, carne, osso, carne, osso, carne, osso, ok? C'è una. Adesso andiamo con il gordo, diciamo l'asado gordo, che ha la copertina. Sembra che voi non lo farete a mano, però andate un po', quando tagliate l'osso, dopo andate col coltello, così non segate la carne. Okay? Quando sentite proprio che si strappa l'osso. La differenza è proprio nella quantità di carne che troviamo attaccata all'osso.
Bene, adesso che abbiamo già sessionato tutto il quarto e abbiamo ricavato il nostro assado, quello gordo, quello flacco, magro, adesso la cosa che andiamo a fare è salarlo. Anche qua sulla tecnica della salatura ce ne sono, ognuno ha un po' la sua, chi lo mette a metà cottura, chi lo mette sale grosso, chi mette il sale alla fine. A me piace un po' massaggiarlo, ok, e metterlo adesso un po', dopo al massimo vado vedendo se c'è da ritoccarlo. Adesso che siamo pronti andiamo a grigliare. La prima parte che facciamo è sulle ossa. Quando le mettiamo sulle ossa la carne, la prima cosa che fanno è attemperare tutte le ossa e fanno una sorta di protezione, ok? Perché il caldo inizia a salire omogeneo, ok? È per quello che cerchiamo un po' all'inizio di metterlo sulle ossa. Dobbiamo fare attenzione perché colando il grasso cade sulla brace e fa la fiamma. La fiamma non la vogliamo. All'inizio è normale che il grasso che cola andrà comunque a fare la fiammata. Iniziamo a fare adesso la salsa, iniziamo a fare con la birra la riduzione di birra. La salsa prevede comunque una riduzione totale della birra perché vogliamo concentrare completamente tutte le sfumature. Dopodiché comunque andremo ad aggiungere un po' di birra naturale per trovare le profumazioni che hanno voluto dare all'inizio con la birra. Per cui faremo una miscela di macerazione di birra e riduzione con delle spezie più la birra comunque pulita per trovare le due profumazioni. Senape in grano, sale fine, sale grosso, origano secco, paprika affumicata, olio extravergine d'olive, tabasco e pepe nero. Per la salsa criolla, peperoni rosso, un po' di succo di lime, cipollotto, erba cipollina un pochino e pomodoro. E ovviamente il nostro ingrediente di collegamento con questa ricetta qua è la birra Opera di Baladin. Questa è una birra che ha un fondo di aceto, fondo di acetica, ha un bel sapore di malto, andremo comunque a condirlo con delle spezie che ci risalteranno questa peculiarità di questa birra qua. Ho scelto questa perché mi piaceva molto comunque questa combinazione con l'acidità che serve tanto, no? per la carne, una carne alla griglia dobbiamo sgrassarla, per cui abbiamo il sapore del malto, il sapore un po' dell'aceto e dopo andremo a darle un po' di sapidità con la senape e delle spezie che abbiamo scelto per questa miscela qua. Qua dobbiamo andare proprio a ridurre quasi al 70%. Siamo arrivati alla riduzione che vogliamo. L'amaro è rimasto persistente e molto lungo. Iniziamo a fare un po' la miscela. Un po' di pepe. Un goccino d'olio. Origano secco, troviamo il Mediterraneo. Dopodiché abbiamo senape in grano per dare un po' la sapidità. Ok, diamo un tocco di paprika affumicata. Ancora un goccio d'olio. Adesso sì, andiamo a darle la nostra parte che andrà tutta dentro. Voi non potete sentire il profumo, ma lo potrei bere così com'è. Dell'altra parte la cosa che andremo a fare è iniziare comunque a tenere umida la carne con la birra normale. Sono passati sì, 10-15 minuti. Ok? Troviamo una differenza fra le due e l'assado flacco. Già la resistenza della carne è un po' più gomosa, torna in sé veloce.
E invece l'assado gordo, abbiamo ancora una mezz'ora, 40 minuti di cottura. A questo punto qua, le ossa fanno, come dicevo all'inizio, fanno da copertura, proteggono la carne. Però inizia ad esserci una grande caramellizzazione già. Dobbiamo iniziare già qua a fare attenzione che non diventa dopo amaro, ok? Che diventa bruciato, per cui la iniziamo ad allontanare un po' dalle braccia. Iniziamo a giocare adesso con le temperature. Inizio un po' a mantenere con la birra così come è, inizio un pelino, non ad abbassare la temperatura, ma a iniziare a darle il sentore di amarognolo, acidulo che ha questa birra qua, ok? E inizio un pelino a idratarla, okay? Qua vado senza paura perché il rischio, fra virgolette, della caramellizzazione è molto più lontana, perché non essendo ridotta questa carne, questa salsa qua, sono più tranquillo e la mantengo bella umida e bagnata. Non lavoriamo al chiuso, sempre la sala abbiamo lavorato con le braccia aperte. Passiamo a fare la salsa, che si chiama la salsa criolla, che è una sorta di gremolada. Andremo a pulire con questa salsa criolla che le mettiamo sopra, ok? Andiamo. Un po' di peperoni. Questa, diciamo, è la salsa d'accompagnamento che va a darle, diciamo, la nota di freschezza sopra, ed è un bel contrasto con una carne che è stata comunque alla brace per tanto tempo, che è stata comunque laccata. Lo mettiamo da parte. È un'idea di un piatto dove non parliamo, solo la carne. Già da anni, sia con Traste che anche con il nuovo format di Rock, la cosa che facciamo è l'idea solo di dare solo l'elemento principale, ok? Per cui non è un piatto composto dove andremo a mettere il purè di patate o l'assado con l'insalata. Però diciamo, noi abbiamo sempre cercato di dare protagonismo al piatto principale, all'elemento principale, ok? Per cui abbiamo tolto, diciamo, il contorno. Questo è un bel pomodoro, togliamo i semi. Così abbiamo solo la parte carnosa del pomodoro. Tanto l'acidità, diciamo, la andiamo a dare con succo di lime. In Uruguay di solito quando fai l'assado, a parte delle varie insalate, una delle cose che si fa, che piace tanto a noi, si buttano delle patate, delle cipolle, si buttano direttamente sulle braccia. Okay? Finito l'assado, si raccolgono e si fa una insalata strepitosa. Per finire, un po' d'erba cipollina. Io ho scelto l'erba cipollina, potete mettere prezzemolo, chi lo vuole fare da un punto di vista magari un po' più centroamericano, il coriandolo, c'è chi lo ama o chi lo odia, si può anche mettere il basilico, la menta. Questa è la salsa criolla tipica che facciamo noi giù ed è quello che mi ricorda un po' più alla mia famiglia e alla domenica. 2 cucchiai abbondanti di peperone, 3 pomodoro più o meno, cipollotto, l'erba cipollina, olio, un po' di sale che va a far uscire, come per la carne, un po' a disidratare, va a far uscire un po' i succhi, e dopo andiamo a mettere il succo di lime. Siamo arrivati più o meno a 40 minuti di cottura. Qua abbiamo ancora un po' di cottura, invece questo già è pronto quasi per uscire. Ok? Per cui questo iniziamo a darle la vera glassatura. Vedete che qua adesso iniziate a vedere come
diventa proprio caramellizzato. Io ho la fortuna di che, essendo comunque uruguayano, a me la carne mi parla. È difficile dare un tempo ben definito alla carne, perché dipende, come dicevo prima, dalla brace, dal pezzo di carne, da come noi la vogliamo. A differenza dell'asado flacco, che ha una cottura proprio ultimata, questa qua la tiro un po' più al sangue. In Uruguay e in Argentina è l'unico paese al mondo, okay, dove ogni animale ha il suo nome. Il maiale è il ciancio, il pollo è il pollo, il coniglio è il conejo, la mucca è la carne. È l'unico paese al mondo, l'unico due paesi al mondo che non è la mucca, è la carne. Cioè, tutto il resto non è carne allora, cioè, per cui è divertente il concetto che noi abbiamo di carne. Vado fuori anche con questa, così facciamo i due tagli diversi. Vedete come si è separato proprio la carne dalle ossa, no? Eccola qua. Allora, vi faccio vedere prima di tutto le due cotture, ok? Una dell'asado flacco. Vedete che questa è decisamente più cotta, ok? Dopodiché andiamo con l'asado gordo, dove la copertina va tagliata comunque, chi la vuole mangiare, è come una tagliata, va tagliata a fine, perché è fibrosa, si vede dalla forma proprio della carne, che è fibrosa, però come diciamo per noi in Uruguay la masticazione va a favore del gusto. L'asado gordo. Avremo un'altra cottura. Sì, e anche qua la fibra è una fibra resistente, una fibra che dà masticazione. Per fare un tris nell'impiattamento, dove dall'asado troviamo tutto un po' della salsa criolla sopra, un po' della marinatura della birra che ci ha accompagnato alla fine della cottura, e un finale di sale grosso. Abbiamo messo sempre il sale solo all'inizio, dopo non abbiamo più aggiunto sale, ci ha aiutato a aprire i pori della carne per dopo iniziare comunque che penetra il caldo e che entra un po' la sapidità, finiamo comunque al centro della carne con un po' di sale grosso. Abbiamo lanciato questa linea dove cerchiamo di, invece di impiattare, imbaschettare. E qua abbiamo levato la bellezza per dare spazio al buono. Asado, salsa criolla e birra. Questo ve lo mando a casa, ok? Con Rock. Questo qua o ve lo venite a mangiare a Contraste o ve lo fate voi a casa vostra, che ve l'ho fatto vedere tutto. Questo ultimo pezzo che è rimasto qua è per l'asador. Buon asado a tutti!